Certo che la fede è oscura di sua natura, noi vediamo soltanto le cose visibili e ad agio fissiamo gli occhi nelle cose invisibili. È una nascita e come il seno della madre è oscuro, il bambino nasce nel seno ed è in questa oscurità, però nasce. Ecco, questa nascita noi la compiamo ad agio in questo cammino che è la vita. Incominciamo a vedere i segni della natura, il cielo, la terra, tutte le cose visibili. E ad agio siamo portati come a toccare questa presenza di Dio. Hva vil det si å komme i Guds nærhet? Hva vil det si å tro? Slike spørsmål ønsker Carlo Caretto å gi det moderne mennesket svar på gjennom sine ord og ved sitt liv. Som forfatter og forkynner har Carlo Caretto de siste 20 årene vært bosatt utenfor Assisi. I denne italienske middelalderbyen ble den hellige Frans født for 800 år siden, et jubileum som blir behørig markert. Turistene blir minnet om det på ulike måter. I bokhandlernes vinduer er det stilt ut en mengde litteratur om mannen som fikk så stor betydning for sin samtid og ettertid. I flommen av bøker om Frans finner vi en som heter Io Francesco, Jeg Frans, skrevet av Carlo Caretto, men gir seg ut for å være skrevet av Frans selv. Her forteller den berømte munken sine livshistorie, som samtidig blir en historie om mennesker i vår tid. Io penso che l'uomo di oggi, come l'uomo di Francesco, cercava l'invisibile. L'uomo è troppo assetato di Dio, anche se non lo dimostra. L'uomo è fatto per la ricerca dell'assoluto. E allora ha bisogno di una trasparenza per vedere questo assoluto, ha bisogno di passare al di là delle cose per scoprire l'invisibile. Ecco, questa è stata l'indicazione di Francesco ed è l'indicazione di oggi. Tanto il tempo di Francesco era appena accennato quanto il nostro, ed è terribilmente più vero, l'uomo è come distrutto dalla ricchezza. Io sono sicuro che noi europei, che siano norvegesi, che siano italiani, che siano tedeschi, siamo distrutti dal troppo. La ricchezza, la potenza, ci rende più difficile la visione dell'invisibile. Francesco questo l'ha capito. Ha capito che nella ricchezza di suo padre, Bernardone, era la trappola in cui lui stava cadendo. E allora è scappato dalla trappola. L'uomo di oggi, che è veramente nella trappola della tecnica, nella trappola della bomba atomica, nella trappola della potenza, è vero, non riesce più a ritrovare. Cioè, ho visto in Francesco l'uomo di oggi, l'uomo che ha la difficoltà di vivere, l'uomo che non ha speranza, l'uomo che non ha la carità e che nella sua conversione a Cristo riesce a trovare il significato della sua vita. Carlo Caretto er på ulike måter opptatt av å fortelle dagens mennesker at Kristus er livets vakreste hele. Gjennom et langt liv har han selv erfart nettopp dette. I dag bor han da på landsbygda utenfor Assisi. Han lever i enkelhet og i omgivelser som står i sterk kontrast til hans virke tidligere i livet. For 30 år siden sto han nemlig på høyden av en kirkepolitisk karriere. Som president for en lekmannsorganisasjon, Katolsk aksjon, var han en mann med stor innflytelse. Kirken skulle gjøre seg langt mer gjeldende i samfunnet. Han var en folketaler av de sjeldne. Han hadde jevnlig omgang med geistlige innen kirken. Han fikk anerkjennelse hos paven, som ga organisasjonen sin fulle støtte.
Carlo Caretto opplevde folks begeistring. Overalt hvor han kom, var han midt i begivenhetene. Men så skjedde det et brudd i hans liv. Sì, è a 44 anni che si formò la rottura più radicale. È stato questo appello improvviso. Lascia tutto, lascia il tuo lavoro. Non voglio più il tuo lavoro, voglio te. Questa volta questa voce era nel profondo della fede, io non comprendevo nulla. Però sentivo che bisognava abbandonare tutto e andare nel deserto. Vieni, vieni con me là nel deserto, cuore a cuore parlerò con te, d'amore. E lì è stata veramente, direi, la rottura più forte con quello che poteva essere la vita, l'impegno, la politica, tutta l'attività. Questo è veramente l'appello alla vita contemplativa. Dette er scener fra en film som på begynnelsen av 60-tallet ble laget om ordenssamfunnet Jesus små brødre. Carlo Caretto kom i kontakt med denne orden etter at han var kommet til ørkenen, til Sentral-Sahara. Hos Tuareg-folket praktiserte ordenens medlemmer det som kjennetegner bevegelsen overalt i verden, nemlig å leve sammen med de fattige i samfunnet og dele deres kår. Det var også hos Tuareg-folket at franskmannen Charles de Foucault stiftet samfunnet. Han døde i 1916, og bodde de siste årene av sitt liv i denne borgen. Her praktiserte han et åpent og menneskevendt fromhetsliv. Vårt kall er å rope evangeliet ut fra hustakene, ikke med ord, men med vårt liv, sa Foucault. Ordensregelen gikk ut på at man i ett og alt skulle spørre seg selv hva Jesus ville ha gjort. Like som Jesus i Nazaret, det var mottoet som enhver liten Jesu bror, og senere enhver Jesu søster, skulle sette over sitt liv. Like som Jesus i Nazaret skulle man arbeide som de andre og sammen med dem. Vennskapets kraft kunne på den måten bane vei for evangeliet. Alifak, come sta va? La ves, la ves. Andola. Ale, assetua. Ah, bien. Di, tu allais à l'école ce matin? Non. Non? Ah, et pourquoi? Comme ça? Et ta mère, ça va bien? Ça va bien? Bravo, les fausses que tu es venu, hein? Ça va, très bien. Très bien. Tu t'amuses? Hein? Tu t'amuses? Carlo Caretto lærte seg altså skomakerfaget da han slo seg ned her. Oppholdet hos det fattige Tuareg-folket gav ham en ny dimensjon over livet. Han lærte av dette folkets livsvisdom, og han lærte hva det vil si å arbeide som en av dem. Men det viktigste lærte han da han var alene i dette landskapet, sammen med Gud. Il deserto era come l'ambiente più adatto per sviluppare nella fede questa solitudine con Dio. Sì, non dimenticherò mai le notti passate nel deserto, i lunghi viaggi sulle piste, la fatica, il caldo, ma al di là di tutto c'era come un cammino, che era il cammino della fede, il cammino della speranza, il cammino dell'amore. Veramente lì stava la novità. Evidente, sarei rimasto là nel deserto tutta la vita fino a morire, questo è chiaro. Non c'è dubbio. Il mio desiderio era di rimanere là e restare. Però noi abbiamo una regola, io sono piccolo fratello. Noi piccoli fratelli dobbiamo considerare il deserto come una tappa, un giorno, una settimana, un anno, 10 anni, come è capitato a me. Poi bisogna chiudere, perché la realtà non è il deserto, la realtà è l'uomo. Dobbiamo tornare nella città. Ecco il problema. E anch'io dovete tornare.
Mye av det som Carlo Caretto hadde lært i Afrika tok han med seg tilbake, det vil si til Italia. Han opprettet et bønne- og meditasjonssenter, åpent for alle ventende, søkende og lengtende mennesker. Sammen med disse forteller han gjerne om sitt liv med Gud. Io perché prego? Ecco, prego per conoscere questo Dio che mi vede e lui si fa conoscere. Perché? Perché mi dà la vita eterna nella preghiera. Ecco, proprio ha detto lui stesso vi darò la vita eterna. E poi l'ha definita questa la vita eterna, che conoscono te Padre e colui che ha mandato. Quindi possiamo vedere questa ricerca nostra, anzi questo lasciarsi ricercare da Dio, come un qualche cosa che dà a noi questa dimensione nuova della vita, che è la vita eterna, che poi in fondo è il regno, è il paradiso. È per questo che noi preghiamo. Dette kapellet er bare ett av flere som Caretto disponerer over. De er alle bygget inn i vanlige hus og leies av bøndene i distriktet. I hvert hus bor en gruppe mennesker for en uke av gangen eller lenger. De får samtidig et høyst jordnært møte med omgivelsene. Halve dagen er satt av til arbeid for bønder som trenger en hjelpende hånd. Io penso che sia uno dei drammi più forti della vita moderna questa composizione ora et labora. Prega e lavora. Non dobbiamo considerare Dio presente in chiesa e assente quando si è nella strada o si è nella fabbrica. Dio è sempre presente. Dio è il presente. Nella Genesi c'è una frase molto bella che dice Dio pose l'uomo nel giardino dell'Eden onde lo coltivasse, custodisse. Dobbiamo in questo giardino dell'Eden, che è la nostra vocazione, che è il nostro spazio, che è la nostra esistenza, dobbiamo vedere questa presenza di Dio tra gli alberi e nello stesso tempo il nostro impegno a far sì che il giardino sia più umano, più bello, più attraente, più fatto alla dimensione dell'uomo. I slike landlige omgivelser går dagene med til bønn, bibel, meditasjon og arbeid. Men viktig er også den sosiale side, fellesskapet med hverandre. Denne dagen har beboerne i huset Sankt Jakob invitert Caretto til lunsj. Og han har tatt turen til dette avsidesliggende stedet. Her skal han tilbringe formiddagen sammen med sine unge venner. Og de har på sin side gjort seg stor møye med å forberede dette besøket. Allora, fratelli! Come va? Che bello! Stanno costruendo? Perché sembrano perché? Perché lo coltiva se custodì. Non ho sentito bene. Dopo te ne do. Mangia bene. Già con la bocca chiusa.
Ecco l'ultima. Ma poi loro fanno il commento. Ciò che conta è l'uomo, bisogna stare con l'uomo. Ed è vero, ed è vero. Io sono tornato qui per stare con gli uomini. L'uomo è tutto, la famiglia, la società, l'impegno, è chiaro. E quindi noi non rifugiamo. Un proverbio Tuareg dice: allontanate le tende, avvicinate i cuori. La realizzazione più profonda della vita umana sta proprio qui: riuscire a realizzarsi con i fratelli e nello stesso tempo riuscire a realizzarsi nella solitudine. Å realisere seg i ensomheten, det lærte Carlo Caretto å gjøre i ørkenen. Det kan i disse omgivelser skje på fjellet Subasio. Fra Assisi tok Frans ofte veien opp hit, og mange andre har gjort det siden. Caretto anbefaler sine besøkende å dra hit for å meditere over evangeliet og over bibelske personer i Det gamle testamentet. Quando io vado sul Subasio, adesso questo monte di Dio, per il mio silenzio, per ritrovare la preghiera, non faccio altro che fare ciò che ha fatto Adamo. Adamo, questo uomo, è nel giardino dell'Eden, cerca la presenza di Dio tra gli alberi, anche se si sente nudo e fugge. Abramo. E che volete di pensare a Abramo senza il silenzio del deserto, senza la solitudine della steppa, senza questo luogo di incontro con Dio? Abramo prende coscienza che Dio viene a visitarlo in questo silenzio. Mosè ebbe la coscienza di liberare il suo popolo proprio nel deserto. Era mentre era nel deserto che vide il roveto che bruciava e capì che Dio lo cercava. Vai, vai, libera il mio popolo. E che diremo di Elia, veramente l'uomo della contemplazione, Elia che sale sul monte Horeb, che dopo la sua crisi cammina 40 giorni e 40 notti nel deserto e che si trova nella grotta davanti al suo Dio e si accorge che Dio non è nel vento e nemmeno nel terremoto. No, Dio non era nel terremoto, non era nel fuoco, Dio era un sussurro, un sussurro. Carlo Caretto er opptatt av at mennesket på sin vandring gjennom livet ikke må lete etter de ekstraordinære tegn på at Gud eksisterer. Alt omkring oss peker på at Gud er til, og at vi mennesker kan forholde oss til ham. Caretto blir aldri trett av å understreke hva slags virkelighet vi her har å gjøre med. Perché o io sono solo o io sono con altri. E Dio è questo altro. Questa presenza sempre presente che mi aiuta, che mi conforta, che mi abbraccia, che mi rende fecondo, che mi dà la vita. Ecco, io penso che qui siamo davanti veramente alla cosa più importante e l'uomo non può liberarsi.
È troppo facile dire non esiste Dio, no, non c'è niente, no, 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 no. L'uomo sarà sempre portato alla ricerca di questo mistero che gli risolve il problema della sua esistenza. Io credo. Hvordan oppleve Guds nærhet og omsorg i storbyen? Det spørsmålet vil Carlo Caretto også gi sitt svar på. L'uomo moderno non è né nel deserto né nel caos. L'uomo moderno è nello stesso tempo con il cuore nel silenzio e con la realtà di tutti i giorni, con la famiglia, col lavoro, con la politica, con l'impegno. Noi dobbiamo nello stesso tempo godere, sperimentare la presenza di Dio in noi e nello stesso tempo aumentare in noi l'amore che ci spinge verso i fratelli. È falsa una sola posizione. L'uomo che cerca soltanto la solitudine del deserto e dimentica gli uomini non è molto autentico. L'uomo che cerca soltanto l'uomo e che si dimentica della presenza di Dio non resiste nel suo impegno. Direi che sono come i due bracci della croce, la tensione orizzontale e la tensione verticale. Cioè direi che il cristiano è nello stesso tempo nel deserto e nella politica, nel deserto e nel sindacato, nel deserto e nel suo lavoro quotidiano. Questa è la novità di oggi. Dobbiamo comporre la sintesi tra il deserto di sabbia e il deserto della città. Sì, è vero, è difficile. Come fa ad afferrare Dio? Ecco, qui c'è una risposta chiara. È soltanto lo Spirito Santo che l'amore di Dio può aiutarci a vedere Dio in mezzo a questo caos della città contemporanea. Io non vedo Dio, però credo, lo testimonio. Tu non vedi la storia, eppure io credo Dio presente nella storia. Io non vedo Dio nella mia camera, io credo Dio presente nella mia camera. Io non vedo Dio nel mio lavoro, io credo Dio presente nel mio lavoro. Dio è presente 24 ore su 24 ore nella tua vita. Dio è con te, Dio è l'Emmanuele, Dio ha messo la tenda vicino a te. Questa è la forza della nostra fede. Io non credo che ci sia un'immagine più bella di questo seno di una donna che contiene un piccolo che adagio adagio lo genera. Dio è questa immensa realtà, è il tutto, è questo ventre della storia, della natura, del cosmo che ci contiene e adagio adagio ci dà la vita. Det er søndag morgen på landsbygda utenfor Assisi. Fra bønnesenterets forskjellige hus er folk kommet for å feire gudstjeneste. Del riempi
pesi sul possesso dei giusti, perché non stendano le mani a compiere il male. Shalom, 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 shalom. Oggi siamo invitati ad avere un altro personaggio dentro di noi, Elia. Quanto voglio bene a Elia e quanto me lo sento dentro. Molti di voi sono giovani. Questo episodio di Elia che si butta per terra a una giornata di marcia nel deserto sotto un ginepro, può darsi che non l'avete ancora vissuta, ma verrà. Io me lo ricordo ancora quel momento nel deserto. Avevo 44 anni. Avevo le mie spalle come Elia, tante cose, belle o brutte, dove avevo espresso la mia personalità, la mia vita, la mia gioia, la comunicazione coi fratelli, l'organizzazione, il fare, la politica, il sindacato. Però c'è un momento in cui, come Elia, siamo per terra. Siamo per terra, come diceva Giuseppe stamattina, vittoriosi ma sconfitti. Vittoriosi perché abbiamo vissuto, sconfitti perché c'è qualche cosa di più. No, non voglio mica riferirmi ai vostri peccati o ai miei. Più vado avanti, più non do importanza a questo. No, il peccato non è quello che voi credete, o almeno qualche volta si crede, che si stabilisce un elenco per andarsi a confessare alla vecchia maniera. No, no, il peccato è un altro. Elia lo sa. Elia stringe i denti perché dice: ho fatto del mio meglio. Non volevo che i peccatori dominassero, che gli eretici camminassero liberi per le strade. E il peccato è qui. Il peccato è pensare ancora ad dirgli qualcosa mentre il Signore sta parlando a lui e gli vuol dire ben altro. Ho conosciuto tanti uomini, ho conosciuto situazioni, ma io oramai i miei occhi sono puntati nella ricerca di conoscere il Cristo. È lui che mi interessa, perché mi dice sempre cose nuove. Il mistero è lì, il mistero è come una cosa mai finita. Io mi butto dentro e continuo a picchiare con la mia preghiera: misericordia di me, Signore, pietà di me. Continuo come a voler penetrare dentro a questo mistero senza limiti, che è il mistero di Dio. Quello che è importante è ciò che gli sta di fronte, e ciò che sta di fronte è la conoscenza di Dio nel Cristo. Santo, 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 santo. Il cielo e la terra sono pieni di lui, tutto l'universo canta la sua gloria e noi, il suo popolo, ci uniamo al loro canto, insieme cantiamo con gioia il santo, 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 santo. Quando tu guardi questo pane, quando tu prendi in mani questo pane, o guardi e prendi questo calice, tu prendi la morte del Cristo per l'umanità. Questo pane
eucaristico, è il memoriale della morte per ciascuno di noi. Questo pane è la proclamazione della sua risurrezione. E noi siamo salvi proprio per quello. Se noi dovessimo vedere tutta la storia del popolo di Dio, dalla Genesi ai profeti, dall'Esodo all'Apocalisse, noi non vediamo che non, se non questa grande, terribile realtà di un mistero d'amore tragico di un Dio che ci cerca al punto di morire per noi. Kirkens forhold til kvinnen tar Carlo Caretto opp i boken om Frans. Her skildrer han i vakre vendinger Frans' møte med Clara. Samtidig lar han Frans kritisere kirken for dens antikvinnelige holdning opp gjennom tidene. I dagens situasjon er Caretto opptatt av at kvinnen må få sin rettmessige plass i kirkens liv. La donna non è mai stata considerata alla pari. Bisogna dire che c'è una tradizione pesante, che adesso sta scomparendo nei popoli moderni, anche nella Chiesa, è vero, questo antifemminismo sta scomparendo, e speriamo, non siamo ancora arrivati, ancora adesso. Difatti, nel parlare della mamma di Francesco, nessuno si ricorda il nome, mentre si ricordano tutti il nome del papà. Ecco, è un po' così, una battuta di spirito, che vorrei aiutasse ciascuno di noi, specialmente noi nella Chiesa, a considerare che dopo la morte di Cristo e la risurrezione di Cristo non c'è più né donna né uomo, non c'è più né greco né scita, siamo tutti uguali, siamo tutti deboli, siamo tutti poveri, siamo tutti in cammino, e quindi anche la Chiesa è in cammino, e dobbiamo toglierci l'idea che la Chiesa sia perfetta e santa e immacolata. No, è peccatrice come ciascuno di noi, e ognuno di noi come lei deve compiere questo cammino. Cammino che è mai esaurito. Per molti anni credevo di essere qualcuno nella Chiesa. Immaginavo la Chiesa come una struttura con tante colonne che gravavano su ogni cristiano. Il tutto era sostenuto dai cristiani. Ora il deserto mi aveva insegnato altro. Il tutto non gravava sui cristiani, pesava sul Cristo crocifisso. Io mi sono innamorato di Gesù, ed è Lui che mi ha dato la pace, ed è Lui che mi ha dato il modo di vivere, ed è Lui che mi ha dato la gioia. E possiamo vederlo come la riconoscenza a Dio? No, è ben più profondo. Dio dà a me la soluzione della mia vita, insegna a realizzarmi, è proprio la risposta a tutte le mie ricerche, e in questo riassume, io penso, tutti i grandi profeti dell'Antico Testamento. Tutta la Bibbia viene riassunta in Cristo. Cristo è veramente la luce del mondo, io credo che è veramente il Figlio di Dio. Io sono convinto che la risurrezione di Gesù è il centro della storia. Gli uomini non possono andare verso il caos, finire nella morte. No, alla fine dell'universo trionferà inesorabilmente la luce, la vita, l'amore. Il Dio che viene mi ha oramai conquistato. E i miei occhi, che sono stanchi di vedere tante cose,
di qua giù sono felici di attendere e di sorridere al Dio che viene. E faccio mia questa speranza radiosa di tutta la preghiera di tutti coloro che attendono, i credenti come me, popolo di Dio, di tutti i paesi, dall'Italia alla Norvegia, in tutti i paesi del mondo. Sì, attendo il tuo ritorno, oh Signore. Amen. Vieni, Signore.